York ci sia stato uno shock per quello che era avvenuto in Florida, ma questo shock purtroppo è più una condizione emotiva che non risolve, come dicevano i miei colleghi, alcuni di quelli che mi hanno preceduto, nel ricordare la questione della vendita delle armi e della loro diffusione così facile che provoca queste drammatiche conseguenze. Quindi da una parte c'è una grande sensibilità sui diritti civili, sui diritti umani, ma dall'altra parte c'è l'incapacità di impedire questa vendita e diffusione delle armi anche agli squilibrati o agli estremisti completamente folli. Allora, signor Presidente, è importante, come lei ha avuto modo di dire, salvaguardare i valori della democrazia e di quei paesi che rispettano i diritti delle comunità a partire da quella gay americana. Mi sembra molto importante il messaggio che lei ha letto anche nei confronti del Presidente della Camera dei Rappresentanti e noi ci associamo alle sue parole, a quelle di chi mi ha preceduto. Grazie. Grazie, è scritto a parlare onorevole Locatelli, ne ha facoltà. Signor Presidente, a distanza di 10 giorni dalla strage di Orlando, ancora non è chiaro il movente che ha portato Omar Mateen, il 29enne americano di origine afghana, a sparare all'impazzata in una discoteca LGBT di Orlando, provocando la morte di 49 persone e il ferimento di altre 53. Che si tratti di azioni di matrice terroristica o dell'opera di un folle eccitato dal clima di fobia, xeno o homo, come pare più probabile, poco cambia. Sono stati ammazzati e feriti tanti e tante giovani perché erano in un locale gay, perché erano gay. E cambia poco sapere se lo stesso omicida fosse o meno omosessuale. Quello che è certo è che in un clima di esasperazione fobica e insieme esasperazione politica, l'accesso facile alle armi, invocato ora anche nel nostro paese, aprendo le porte ad una sorta di giustizia fai da te, può provocare tragedie come queste. Non è la prima volta che accade negli Stati Uniti e temiamo che non sia nemmeno l'ultima. Se poi alla possibilità di detenere un'arma per difendersi si aggiungono le campagne d'odio, gli inviti alla violenza e l'emulazione del terrorismo islamista organizzato, il risultato sono i morti ed i feriti di Orlando. L'intolleranza, l'omofobia alimentano sempre odio e violenza negli Stati Uniti come altrove. Pensiamoci. Quando qualcuno vi ricorre per raccogliere consenso o acchiappare qualche voto in più. Pensiamoci quando facciamo o ascoltiamo fare senza reagire le solite vecchie battute sulle persone omosessuali. Pensiamoci quando ci rifiutiamo di riconoscere pari diritti alle persone omosessuali. E pensiamoci anche noi in Parlamento, noi che non siamo ancora riusciti ad approvare una legge contro l'omofobia. Una legge lieve, di certo non entusiasmante, che giace in Senato da oltre 2 anni. Grazie. Grazie a lei. È scritta a parlare l'onorevole Marzano, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente. È stato già detto da lei, da molti colleghi, si è trattato di una strage terribile, in cui sono morte 49 persone. E una cinquantina sono state ferite solo perché gay, lesbiche e trans. È stato detto, si è trattato di un atto di odio, è stato detto, si è trattato di un atto di terrore legato al fanatismo religioso e legato al fanatismo.